Presidio Polo Umanistico, via Roma, 47-5300, Siena. Il presidio del Polo Umanistico è costituito da tre palazzi. Palazzo San Galgano, via Roma 47, presenta uno scalino all'entrata e quindi non è pienamente accessibile in autonomia. Palazzo di Fiera Vecchia, via Fiera Vecchia 19, è possibile accedere attraverso una lieve rampa ed una porta d'ingresso automatica. All'esterno c'è un posto macchina riservato. Palazzo Funaioli Mazzio, sede dei Servi in via Roma, 56. Ascensori. C'è un unico ascensore al Palazzo Funaioli Mazzi. Nel presidio Polo Umanistico hanno sede, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Sportello Ufficio Studenti e Didattica Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Biblioteca Umanistica. Attività didattiche si svolgono anche nel plesso Funaioli Mazzio, sede dei Servi. Accesso alle aule e agli studi dei docenti. Palazzo San Galgano. Al piano 0 si trova l'atrio con la portineria e lo sportello ufficio studenti e didattica studenti del Dipartimento. Al piano 1 e 2 ci sono uffici, al piano 3 gli studi docenti, al piano 4 la scuola di specializzazione e una sala riunione. Palazzo di Fiera Vecchia. Al piano 0 si trova la biblioteca umanistica, al piano 1 ci sono alcuni servizi della biblioteca, al piano 2 troviamo due aule informatiche, 8 aule compresa l'aula magna e il laboratorio di cinema. Accesso allo sportello ufficio studenti e didattica. Lo sportello non è accessibile. Accesso alla biblioteca. L'ingresso è agevole e presenta un atrio con il bancone alto 115 cm. Sulla destra si apre la sala per la consultazione bibliografica e la grande sala di lettura. Questi ambienti sono spaziosi e ben arredati. Altri locali della biblioteca risultano non pienamente raggiungibili in autonomia per la presenza di scalini all'entrata. Le stanze sono arredate con tavoli e scrivanie, gli spazi non sono ampi. Al piano a mezzato c'è il servizio di prestito interbibliotecario, gli studenti possono fare richiesta online e ritirare il libro al bancone al piano 0. Le stanze sono arredate con tavoli e scrivanie, ma gli spazi di manovra sono ridotti. Dal 2008 è presente una postazione accessibile costituita da una scrivania ad altezza variabile, un PC dotato di sintesi vocale, programma di ingrandimento e software per DSA, un video ingranditore, scanner, tastiere speciali e mouse joystick, progetto condiviso con il sistema bibliotecario di Ateneo, servizi igienici dedicati, non presenti, comfort degli ambienti. I due palazzi sono antichi e quindi l'illuminazione naturale non è adeguata, è adeguata a quella artificiale. Non è presente l'impianto di condizionamento dell'aria. La pavimentazione è varia e non sempre agevole. Tecnologie per la didattica, non presenti. Accessibilità delle pagine web, il sito internet del Dipartimento è accessibile, con informazioni testuali e numerosi percorsi che consentono di muoversi agilmente tra le pagine. Riferimenti e contatti sono presenti in ogni pagina.